Abbattere tutti gli ostacoli alla diffusione delle fonti rinnovabili per uso domestico e terziario, per la produzione di elettricità e per l'industria, mettere in campo concrete politiche di risparmio energetico ed efficienza energetica. Sono i principali punti di un chiaro percorso che WWF e Greenpeace hanno stilato in 10 punti e sottoposto all'attenzione del governo. La reale soluzione ai problemi ambientali e energetici, infatti, deve essere unica. Non si può, oggi più che mai, sacrificare l'ambiente per produrre energia. Il gas è il motore principale della nostra energia e invece noi dobbiamo al più presto andare verso il 100% rinnovabili. Bisogna studiare come avere il 100% rinnovabili entro il 2035. La Germania lo sta studiando, lo dovremmo fare anche noi molto rapidamente. Nel frattempo noi abbiamo un piano energia clima che è un obbligo europeo. È un piano che dobbiamo già aggiornare perché l'Unione Europea ha portato almeno 55% le emissioni, la riduzione delle emissioni da attuare entro il 2030. Quante rinnovabili possiamo fare? Possiamo fare gli operatori ci dicono che riescono a fare 60 gigawatt in 3 anni con 80.000 nuovi posti di lavoro. Noi riteniamo che questo sia un segnale importante che vada assolutamente colto. Bisogna poi ovviamente attivare il dibattito pubblico sulla localizzazione degli impianti e bisogna superare tutti gli ostacoli ai piccoli impianti, quelli domestici. Tra l'altro in questo periodo c'è un boom di richiesta di impianti sia domestici che di autoproduzione, ma ci sono ancora delle barriere e queste vanno assolutamente rimosse.